verità, non si può ammettere che la campagna elettorale si faccia su questi temi, con questi slogan. Silvio Berlusconi, se vuole essere rispettato come un leader politico, rappresentante delle istituzioni, prima della fine della campagna elettorale dovrebbe dissociarsi da questa ignobile provocazione, come l'ha chiamata il presidente Napolitano. Sono Mario Amato, un magistrato. La mattina del 23 di giugno del 1980 aspettavo l'autobus, quando, avvicinato dal neofascista Gilberto Cavallini, sceso da una moto guidata da Luigi Civardini, mi sparava un colpo alla tempia. Morivo sul colpo. Stavo indagando sul terrorismo nero. Girolamo Tartaglione, magistrato, direttore generale degli affari penali. È ucciso mentre sta imboccando le scale di casa rientrando dal Ministero di Grazia e Giustizia, a Roma, il 10 di ottobre 1978. Girolamo Tartaglione, magistrato, sostituto procuratore della Repubblica a Napoli, percorre una brillante carriera in magistratura, arrivato a 65 anni e rifiuta il pensionamento per continuare a lavorare come direttore generale degli affari penali. Le Brigate Rosse ne rivendicano l'uccisione con Valentino recapitato alla sede romana del Corriere della Sera. Emilio Alessandrini, abruzzese, nato nel 1942, sostituto procuratore alla Procura di Milano. Il mattino del 14 febbraio 1978, Riccardo Palma lascia la sua abitazione per andare al ministero. Quando giunge alla sua auto, viene colpito da una raffica di mitra ed ucciso. L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse. Vero che la fine? Non la fai vedere?